Eccoci con Polifemo Tradizioni in compagnia del cultore delle tradizioni tarantine Enzo Risolvo. Stiamo studiando, ci stiamo occupando, stiamo rivivendo le tradizioni tarantine con riferimento alla Pasqua, alla Settimana Santa. Veramente siamo partiti proprio dall'origine, dalla Quaresima. Oggi un altro capitolo, quello appunto dedicato alle processioni, processione della Dolorata, processioni dei misteri, Anazzacat, le preghiere e quant'altro. Ma dobbiamo rivolgere il nostro doveroso ringraziamento al Bar Vittoria, sito a Taranto in via Cesare Battisti 83, che ha voluto appunto sostenere, che ha voluto sponsorizzare queste trasmissioni nell'ottica di far crescere Taranto attraverso appunto la valorizzazione delle proprie radici, un patrimonio di usi, costumi, tradizioni appunto, che magari i più giovani non conoscono o conoscono poco o conoscono così, diciamo, per sentito dire, e noi vogliamo rispolverarle, vogliamo togliere la polvere e far emergere Taranto nella brillantezza della sua storia. E allora, Enzo, una nuova puntata e andiamo proprio al clou, quello però, del venerdì santo. Però permettimi di dire che io ogni volta che vengo qui a prendere il caffè, il decaffeinato, gusto veramente il caffè. Quindi ma poi la prossima volta scopriremo anche i dolciumi, altre prelibatezze. Sì, e lo faremo. Intanto ci troviamo. La dieta adesso può andare in stand-by. Sì, vabbè. Poi facciamo 3-4 giri a Cimino e smaltiamo. Allora, noi ci siamo fermati la volta scorsa parlando di tutto ciò che avviene poco prima della Settimana Santa. Poi abbiamo parlato anche delle offerte che si fanno, le aste, il giorno delle palme. E oggi invece parliamo proprio della processione. La processione della Dolorata parte a mezzanotte, è una processione pellegrinaggio. Un tempo andava in tante chiese alla ricerca di Gesù, questa era la motivazione. E il motivo per cui c'è questo passo a Anazzacat, ci sono varie motivazioni, ma una delle più concrete è quella che praticamente quando si entrava in una chiesa, noi a parte San Domenico e San Cataldo e le altre chiese a Taranto Vecchio sono piccoline, chi entrava per omaggiare alla ricerca di Gesù, quelli che rimanevano fuori, siccome era un pellegrinaggio, la processione significa procedere, non potevano stare fermi, e allora che facevano? In attesa che arrivasse il turno di entrare in chiesa, si dondolavano, s'anazzacavano, ed è questa una delle motivazioni che io amo più. Poi ci sono altre motivazioni, però questa è la più concreta, credo, e anche la più simpatica. Quindi c'è questa processione che dura 15 ore, inizia a mezzanotte e rientrano verso le ore 15. Quella statua della Dolorata che oggi si trova in San Domenico, fino al 1904 si trovava nella chiesa di San Giovanni. E dove si trovava la chiesa di San Giovanni? Dove oggi c'è la scuola Emilio Consiglio. Lì c'era un'antica un'antica chiesa che nel 700 la trasformarono in San Giovanni di Dio, e lì c'era la statua. Nel 1904 la statua portata sopra, che veniva portata sopra in San Domenico quando erano le processioni, era la processione, da quell'anno poi non è più ritornata indietro. Quella bellissima chiesa di San Giovanni di Dio che è stata abbattuta, una cosa hanno salvato: l'altare. L'altare si trova nella chiesa di Sant'Antonio in via Duca degli Abruzzi, quindi chi vuole vedere veramente intarsi meravigliosi può tranquillamente andare nella chiesa di Sant'Antonio, sempre a Taranto, e vedere. Di questa processione, a differenza della processione dei misteri, che fra un po' ne parliamo, di questa processione
non si sa con certezza quando si è iniziato. Chi dice 1794, chi altre date, però credo, secondo più libri, che sia la data della prima processione dell'Addolorata sia 1794. E il Giovedì Santo c'era questa bella preghiera: Usuvria Sant, Padre, Figlio e Spirito Santo, Gesù, Gesù, mo assieme da Santa Minica, da San Domenico, e facciamo la Santa Razione, pur c'è morte Cristo, e morte in passione. E quindi vi ho detto un po' della processione. Una cosa bella di questa processione è che dal 1868 vengono portate alla Pasara. Qui c'è una storia, perché pare che un tempo erano delle pietre vere che il priore, ma qui siamo quasi a livello di leggenda, insomma, no, di storia, c'è storia e leggenda in tutto questo. Chi era in peccato, il priore gli faceva indossare loro le pietre di Gesù. Poi una penitenza. Poi qualcuno dice le pietre scagliate di Gesù, nessuno ha scagliato le pietre di Gesù. Quindi delle pietre di penitenza. E dal 1868 invece questa bella tradizione, vengono portate queste pietre in plastica, ovviamente, dai figli dei confratelli. Quindi è una cosa che non vediamo a nessun'altra parte. Della Nazcat vi ho parlato. Vi devo ricordare, io ho sempre piacere a ricordare una persona importante come quella che abbiamo, secondo me la persona più importante che Taranto abbia mai avuto sulle tradizioni, Giacinto Peluso, ci parlava di un altro personaggio. Poco fa abbiamo parlato nella riunione, nell'incontro precedente, di Speredione, questa volta di Cic di Gnacht. Cic di Gnacht è Domenico, non diciamo il cognome perché conosco anche la famiglia, quindi Domenico viene chiamato Cic di Gnacht, ma per quale motivo? Giacinto Peluso ci diceva che praticamente questo Cic di Gnacht, il soprannome, aveva comprato delle scarpe un po' strette che reclamavano quando faceva rumore la scarpa, quando praticamente camminava, e quando faceva, perché portava il crocifero, quando camminava, questo dondolio unitamente al rumore faceva cic-ciac, anche qui voce onomatopeica che significa che sta facendo il rumore, quindi Cic di Gnacht gli è rimasto, e credo gli è rimasto anche addosso alla famiglia. Quindi Anazakar. Un'altra cosa che avveniva era la processione dei misteri. Quindi siamo al venerdì santo. Mentre dal Giovedì Santo al venerdì verso le 3 c'era il rientro dell'Addolorata, dopo un paio di ore esce la processione dei misteri. E questa processione, vedete, qui abbiamo delle date più precise. Nel 1702 Diego Calò, a Taranto Vecchio c'è ancora Palazzo Calò, faceva una processione privata con l'Addolorata e Gesù Morto, che sono ancora, parliamo del 1702, parliamo ancora di quelle due statue che fanno la processione dei misteri ancora oggi. Li faceva girare intorno al suo palazzo ed era privato, e partecipavano tutti i confratelli. Nel 1765 un pronipote di Diego Calò, impegnato in politica, impegnato in tante altre cose, non potendo più fare questa processione, chiamò il priore di quella confraternita che più di ogni altra si era distinta nelle attività devozionali. Chiamò il priore della confraternita del Carmine e disse: senti, io ho intenzione di darvi questa cosa, voi che dite? E lui rispose: caspita, siamo d'accordo, però, disse il priore, dice, però mi devo riunire con la mia confraternita e dobbiamo votare.
vedete, qui è storia, si riunirono. E un tempo non è che si poteva votare sì o no, visto che c'era un tasso di analfabetismo che toccava e superava quote del 96-97%. Si votava con le pietre. Praticamente si entrava nell'urna, c'era un'urna nera e un'urna bianca. Allora si gettava la pietra nell'urna, se era favorevole nell'urna bianca, se era negativa nell'urna nera. Ci furono 81 pietre bianche e 12 pietre nere. Quindi vinse chi voleva la processione dei misteri, e dall'anno successivo si è incominciato poi a fare la processione. Ma la processione, parliamo 1765, quando Taranto Nuovo non esisteva, c'erano solo chiese in tutta campagna, si portavano tutte le robe che stavano nella chiesa del Carmine e si portavano vicino alla chiesa della Trinità, dove oggi appaiono le colonne doriche, e di lì si faceva la processione dei misteri. Questa processione dei misteri si faceva solo dentro Taranto Vecchia, però quando dopo un po' di tempo, a inizio Novecento, ora non ricordo bene, ma insomma fu travalicata il ponte girevole e si allargò. Nel 1964 addirittura la processione dei misteri non è più tornata a Taranto Vecchia, si fa solo... fare forse lo 2 anni fa? Nel 2015, a 200 anni, 1765, 2015, c'è stato, hanno fatto una rivoluzione per poterla fare, perché adesso è diventato un po' impraticabile. Praticamente dopo 200 anni, 250 anni, dal 1765 al 2015, in occasione di questi centenari, l'hanno riportata di nuovo nella città vecchia, ma è stata l'unica volta e credo che sarà difficile che si faccia un'altra volta. Bene, quindi abbiamo riscoperto queste processioni, quella appunto della Dolorata, quindi il Giovedì Santo, e poi la processione dei misteri del venerdì. Come vedete, siamo vicini alla Santa Pasqua. Per il momento ci fermiamo qui. Ringraziamo il nostro cultore delle tradizioni tarantine, Enzo Risolvo. Ringraziamo il Bar Vittoria, via Cesare Battisti 83 a Taranto, che ha voluto sposare questa idea appunto editoriale, questo progetto editoriale, perché la valorizzazione delle tradizioni tarantine non si limiterà solo a Pasqua, ma cercheremo di rivivere le varie tradizioni tarantine in tutto l'arco dell'anno, con particolare riferimento ovviamente alle festività, che magari soprattutto religiose, che appunto sono legate appunto alla sensibilità della popolazione tarantina. È tutto, alla prossima.